Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di Mondadori. Prima di procedere con l'analisi dell'azienda, come al solito ti ricordo che se vuoi questo file Excel con anche il foglio calcoli che vedi qui in basso a sinistra che elabora i dati e ti indica se i miei parametri vengono rispettati o meno, quindi se secondo le mie statistiche ha senso comprare o meno le azioni della società che stai analizzando, dicevo se vuoi questo file ti lascio il link in descrizione. Tornando all'analisi, la Arnoldo Mondadori Editore, conosciuta meglio semplicemente come Mondadori, è la maggiore casa editrice italiana. Poi, se vuoi maggiori informazioni, come al solito, ne trovi quante ne vuoi su Google. Andando all'analisi, vediamo tante voci verdi e con anche tanti numeroni che sembrano essere impressionanti, ma che se analizzati più nel complesso, constatiamo che non sono poi così performanti. Ovvero, nonostante i fatturati siano in crescita, così come gli utili netti sui fatturati non sono poi così alti, anzi, direi molto bassi. EBIT in crescita, profitto lordo in crescita, ma margine di profitto lordo basso. Debito corrente praticamente più o meno stabile, debito a lungo termine in leggero calo. Rapporto debito-utile, nonostante sia calato di parecchio negli anni, è comunque molto alto. Vediamo come nel 2017 abbiamo un rapporto debito-utile di 19, ciò significa che per ogni euro di utile che crea Mondadori crea 19 euro di debito. Quindi questo sul lungo termine non va molto bene. Considerazioni finali, inserendo altri dati qui nel foglio calcoli. Ho constatato che, oltre ad esserci tanti altri dati che non rispettano i miei parametri, il prezzo è anche sopravvalutato. Secondo le mie statistiche, un giusto prezzo dovrebbe aggirarsi intorno a 1,20 euro. Di conseguenza, io personalmente non investirei in questa società. Ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale. Spero che questo breve video ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi chiedermi che venga analizzata un'azienda, devi prima condividere questo video e mettere like. Mettendo il like anche alla pagina, posso citarti per quando il video sarà pronto. Dopodiché, puoi scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia il mio parere. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!